Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia di questa splendida Wanda ed è oggetto proprio del video che andremo oggi a girare in compagnia di Gioele Porrini qui dalla Varesina Orchidea. Eccoci qui Gioele, allora che dire di questa splendida Wanda? Sì, questa è una Wanda e le Wanda sono orchidee che sono diffuse nel sud-est asiatico, in particolare in Thailandia, ma ci sono anche in Laos, Cambogia, Malesia. Sono delle orchidee che più di tutte sono le più epifite di tutte. Un'orchidea epifita è un'orchidea che vive sugli alberi e che ha delle radici aeree. In particolare la Wanda ne ha tantissime, ha praticamente solo radici aeree. Come vedete qui, le radici sono totalmente esposte all'aria, non si coltiva in substrato, ma si coltiva appesa dei supporti inerti, quindi in questo caso... Questa è una gabbietta. Sì, no? Una gabbietta in plastica con un gancio in ferro. E si bagnano spessissimo perché praticamente si asciugano tutte le volte che noi le bagniamo. Oh, una domanda mi nasce spontanea, vedendola un po' così anche allungata, per bagnarla come si fa in genere? Bisogna appenderla? Allora, in ambiente domestico la cosa migliore è metterla in un, o appenderla davanti a una finestra la più luminosa che abbiamo, oppure inserirla in un vaso di vetro ripiegando leggermente le radici. La cosa importante però è che non rimanga mai acqua nel vaso, cioè non deve mai ristagnare acqua, perché sennò altrimenti le radici marciscono. Non è per niente strutturata per avere un ristagno idrico, è proprio come far morire una Wanda, è avere il ristagno idrico sulle radici. Di contro però non bisogna neanche farla morire di sete, perché tantissime Wanda in ambiente domestico muoiono perché si seccano completamente. Quindi per regolarci, per capire bene come bagnarla, dobbiamo considerare che il velamen, quindi la cos'è, spugna... Cos'è, scusa, il velamen? Il velamen è questa spugna di cui sono ricoperte le radici, quando noi lo tocchiamo, deve essere morbido ed elastico. E allora a quel punto significa che la pianta ha il corretto grado di umidità sulle radici. Morbido ed elastico. Sì, quindi voi toccate proprio col dito e sentite che sentite proprio come un'elasticità al tatto, no? Un po' morbido. Quando invece lo toccate e lo sentite secco, significa che la lavanda è già in stato di emergenza idrica. Quindi praticamente è già da bagnare. E si riprende subito comunque. Sì, si riprende subito. Ecco, una cosa importante, la differenza tra l'estate e l'inverno è che mentre in estate noi dobbiamo bagnarla tutti i giorni, mattina e sera, quindi si bagna tutti i giorni, in inverno invece bisogna bagnarla quando c'è una bella giornata di sole e bagnarla tutti i giorni solamente se abbiamo temperature in casa molto molto alte, che significa al di sopra dei 22-23 gradi. Allora a quel punto, al di sopra dei 23 gradi, noi la bagniamo anche tutti i giorni, soprattutto se abbiamo riscaldamenti ad aria che asciugano molto l'aria, però quello ce ne accorgiamo veramente al tatto. Mi dicevi anche che la Wanda è molto amata in questo momento dagli appassionati di orchidee, perché sì, secondo te? Ma allora sicuramente è un'orchidea che più di tutte è affascinante, perché la domanda che mi viene fatta più spesso è: ma come fa a vivere sia in Italia che all'estero, anche in Francia? Mi dicono: ma come fa a vivere una pianta così, senza terra, senza nulla? Perché in effetti nei nostri ambienti europei, nei nostri climi temperati, non esistono piante del genere, perché sono piante che vengono da zone tropicali dove, non essendoci l'inverno, le piante non hanno bisogno di avere strutture che rimangono sottoterra per far fronte al gelo. E quindi queste piante vivono praticamente così. È molto amata sicuramente per i suoi fiori, che sono decisamente grandi e belli, sono anche di una certa consistenza, quindi sono fiori che ricordano, se vogliamo, le Cattleya, la regina delle orchidee per consistenza e grandezza e bellezza, e poi sicuramente anche per il fascino generale della pianta, che può essere appesa e quindi non appoggiata su mobile come tutte le altre, e quindi sicuramente è una cosa diversa da quelle che abbiamo di solito. Un'ultima cosa, ultimissima, da 0 a 10 grado di difficoltà della sua coltivazione? Ecco, questa è una bella domanda, ottima direi. Dunque, la Wanda non è un'orchidea difficile, è un'orchidea laboriosa. Cioè, non ha nessuna difficoltà, perché nel bagnare una cosa del genere non c'è nessuna difficoltà, però va fatto
con regolarità. Quindi non è difficile, ma è laboriosa. Bisogna lavorare. Potremmo dargli un 2, un 3 come difficoltà? Sì, direi di sì. Ok, benissimo. Abbiamo dato anche il voto alla Wanda in questo caso. Alessandro, Gioele, la splendida Wanda che ha qui fra le mani, vi salutano, vi invitano come sempre a mettere un bel commento in calcio a questo video e ad iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!